Bene, grazie per la presenza. Mi scuso con i giornalisti collegati, ma abbiamo prima assolto alle domande degli operatori televisivi e quindi cominciamo, diciamo, con un po' di ritardo, ma cercheremo di recuperare dando più attenzione a chi ci segue da remoto. Ringrazio l'amico e collega sindaco Matteo Biffoni e qui da Palazzo Medici Riccardi presentiamo un'opera davvero ambiziosa nel segno della sostenibilità, nel segno della salute e nel segno anche dell'innovazione. Si tratta della superciclabile Firenze-Prato, un progetto ambizioso dal punto di vista anche, diciamo, strutturale, complesso, perché attraversa molti comuni e collega appunto le due città più grandi della Toscana, Firenze e Prato. Si tratta di un progetto di quasi 40 milioni di euro, già impegnati per 8 milioni e 200 mila euro per questa prima tranche. Entro l'anno appalteremo i lavori, si tratta dei lotti 1, 2 e 7 per 7 chilometri. I lavori inizieranno entro quest'anno e finiranno entro l'anno prossimo. Rimane da finanziare un'altra parte per circa 5 chilometri, che è anche più complessa, richiede opere più complesse, infatti costa di più. Servono poco meno di 30 milioni di euro che speriamo ci possano essere dati dalla Regione e dal Ministero dell'Ambiente. È un progetto innovativo anche dal punto di vista tecnico e per questo ringrazio i progettisti ed è soprattutto una risposta a quelle esigenze che sono sempre più crescenti da parte dei nostri cittadini per potersi muovere rapidamente in modo sostenibile e sembrerà strano, ma questa superciclabile Firenze-Prato sarà competitiva rispetto alla viabilità tradizionale. Perché con la bicicletta, grazie a questa opera, si potrà raggiungere Prato o Firenze, a seconda dove si parte, in 30 minuti e quindi, se guardiamo certe fasce orarie, in modo più rapido di quanto non si possa oggi con la macchina. Quindi una piccola grande rivoluzione alla quale abbiamo lavorato con il Comune di Prato e voglio ringraziare anche gli altri comuni della provincia di Prato e della provincia di Firenze che sono toccati da questa opera. Lascerei la parola per un primo intervento a Matteo e poi dopo la illustriamo magari mostrando le slide, le schede tecniche di questa superciclabile. Sì, grazie Dario. No, io anch'io ovviamente ringrazio Dario Nardella per come sindaco della città metropolitana di Firenze, tutti i tecnici che ci ha lavorato, perché effettivamente questo, lo accennavo prima, è uno degli elementi che ci consente di dire che oltre che declinare intenzioni, qui si fanno dei fatti. I fatti stanno che nella intenzione, che ora si sta trasformando in effettiva attività nella realizzazione questa superciclabile, di portare verso la mobilità dolce, genericamente intesa, ma insomma in questo caso ovviamente spostare dalla gomma delle auto alla gomma delle biciclette, la mobilità tra Prato e Firenze e in mezzo alla Piana Fiorentina. Le due città più popolose della Toscana, la Piana Fiorentina che è un'altra zona densamente abitata, portano un pezzo della loro capacità di movimento per chi studia, va verso l'Università di Firenze, chi lavora a Firenze, insomma si vuole spostare due città in mezz'ora, forse anche meno per chi è un po' più allenato, con un intervento che consente appunto questo tipo di mobilità con asfalto riciclato, con energia elettrica green, insomma che davvero pensa all'ambiente. C'è un lavoro importante che Dario ha già svolto nella sua città e che sta facendo anche come sindaco della città metropolitana per il potenziamento, l'avrete scritto e letto tutti quanti, del sistema delle tranvie. C'è un'intenzione, ormai è qualcosa di più di un'intenzione, del collegamento con la metrotranvia tra Prato e Firenze, c'è l'idea del potenziamento dell'attuale sistema ferroviario e appunto stamattina c'è la superciclabile. Come vedete, diciamo,
si sta passando davvero in maniera seria e importante da un'idea a un fatto, a quello che sta accadendo nelle relazioni tra le nostre città. Un primo importante finanziamento è già arrivato, noi come Comune di Prato saremo pronti con l'esecutivo entro giugno di quest'anno e quindi poi daremo il via all'opera, al percorso tutto burocratico. Non entro nella mia polemica storia della burocrazia perché se no la faccio troppo lunga, ma tanto molti di voi la conoscono già. Però insomma già questo è un importantissimo risultato, lavoreremo per ottenere quel finanziamento che manca e per davvero trasformare nel tempo più rapido possibile questa che è secondo me una straordinaria opera, prima in Italia e da un punto di vista dire, anche politico, nel senso più nobile del termine, una opera che parla a quelle che sono le intenzioni del futuro e che sta dentro anche fra l'altro a quello che ci indica l'Europa nel Recovery Plan come obiettivo primario. Perciò davvero grazie a tutti coloro che l'hanno resa possibile. Bene, grazie Matteo. Allora vediamo diciamo nel dettaglio le schede che sono riassuntive del progetto al quale stanno lavorando Riccardo Maurri e Nadia Bellomo, che ringrazio. Ecco, vedete che si tratta di 7 lotti con 7 stazioni SFM, scusa la mia ignoranza. SFM. Chissà cosa significa SFM, facciamo. Vabbè. Allora. Vabbè. Vabbè, SFM, 7 stazioni SFM. Ah, stazioni ferroviarie metropolitane. Ah, ecco, ok. Si chiamano così perché si collegano si interconnettono con le stazioni. Tra l'altro ringrazio anche l'architetto Rubellini che ha seguito dall'inizio la gestazione del progetto. Dicevamo 4 comuni perché tocca il comune di Firenze, il comune di Campi Bisenzio, il comune di Sesto, il comune di Calenzano e poi Prato. Tornando al percorso, sono 12 chilometri, in rosso vedete la parte che realizzeremo entro l'anno prossimo, che andrà in progettazione quest'anno, è il pezzo che va da Firenze fino al confine di Sesto Fiorentino e poi il pezzo che va da Prato fino praticamente a Campi, credo. Sì. È il pezzo più lungo anche perché è quello diciamo più facile. Una volta terminato sarà aperto, quindi già si potranno utilizzare questi tratti realizzati e sono i lotti 1, 2 e 7 per un totale di 7 km e 100 metri e un impegno di spesa di 8.200.000 euro. La parte in celeste è la parte che va realizzata dove ci sono alcune opere d'arte più complesse, per questo il rapporto di costo a chilometro è più alto, sono 29.900.000 euro per quasi 5 chilometri organizzati in 4 lotti diversi. Vedete poi che, lo diceva prima Matteo, il manto di usura è innovativo perché è una pavimentazione con asfalto riciclato, con delle tecniche di lavorazione innovative e dal punto di vista ambientale estremamente sostenibili. Sarà anche una super high-tech pathway, come direbbero gli inglesi, una pista ciclabile super tecnologica perché, come vedete nella scheda successiva, si prevede tutta una serie di corpi illuminanti a LED multifunzionali con la presenza di sensori che rilevano la presenza senza aumentare l'intensità luminosa, che rilevano la presenza e quindi aumentano l'intensità luminosa. Ci saranno i segnapasso a LED e poi le videocamere integrate nei punti strategici, quindi sarà una pista ciclabile sicura, questo secondo me lo dobbiamo dire, e sarà una pista ciclabile tecnologica perché consentirà di utilizzare l'illuminazione solo quando serve grazie a questa sensoristica. Anche tutti diciamo gli apparati come i cordoli sono pensati proprio per aumentare la sicurezza della pista che abbiamo progettato. Poi vedete che su tutto il tracciato si ripetono gli stessi elementi di arredo, quindi sarà anche molto ben visibile, distinguibile,
E poi parlavamo prima delle strutture che sono connesse. Qui c'è la passerella ciclabile sul torrente Marinella, che è il lotto 7, che è quello già in progettazione, lo vedete. Poi il ponte ciclabile sulla A1, questa pista passerà anche sopra l'autostrada. È un ponte, credo che sia l'opera d'arte più complessa, sono 200 metri di lunghezza, 5 metri di larghezza, 6 di altezza, 3 milioni di euro il costo di costruzione e quindi un'opera anche bella, insomma, da vedere e da realizzare. Molto bello anche il viadotto ciclabile tra A1 e Garille. Qui siamo nella provincia di Prato, per l'appunto. Oh, siamo ancora a Firenze? Siamo talmente vicini, siamo al confine. Anche questa è un'opera, diciamo, impegnativa, 6 milioni e 700 mila euro il costo di costruzione. È un'opera leggera che appunto si staglia in alto sopra la viabilità, quindi anche panoramica, se volete, mentre uno va in bici si gode anche, se fosse una giornata come questa con il sole e l'aria fresca, è anche molto piacevole. Poi dovremo calcolare quante calorie si consumano a fare Firenze-Prato in bici, perché anche questo 12 chilometri, fate un po' di calcoli, dai, in diretta, tanto si fa, io non sono esperto, ma perché la chiameremo la ciclabile della salute. Bravi, allora facciamo 600 per arrotondare, quindi 600 calorie in meno la chiameranno la super ciclabile della salute. E poi come? Però andate allora, ritorno, vabbè, sono 1200. Sono un croissant pieno di Nutella. Oh, ma andate ritorno sono 1200. Sono 1200, sono due croissant zeppi di Nutella. È una lasagna impegnativa. E poi vedete i ponti ciclabili su Marina e Garille, anche questo, 60 metri di lunghezza, 5 di larghezza, per quasi 1 milione di euro di costruzione. Sono due ponti gemelli, due passerelle ciclo pedonali, perché poi si può anche attraversare a piedi, tutte queste passerelle sono anche pedonali, oltre che la pista. E poi infine il sottopasso della rotatoria di San Quirico, che appunto attraverserà questo snodo stradale molto trafficato. Sono 256 metri di lunghezza, 4,5 di larghezza, 3,5 di altezza, tutto sottoterra, con una porzione centrale a cielo aperto, quindi un sottopasso anche questo dotato di videosorveglianza e illuminazione adeguata. Insomma, non è una pistina così da quattro salti in padella, è una cosa seria, ecco, con tutto il rispetto per i quattro salti in padella qui. E quindi Matteo, mi pare una bella pista ciclabile, può essere anche un modello di innovazione tecnologica ambientale, come diceva il sindaco Biffoni, rientra nel quadro di progetti e investimenti che noi vogliamo fare nell'area tra Firenze e Prato, che è l'area con la più alta densità di popolazione di tutta la Toscana, cioè tra Firenze e Prato vivono praticamente 1,5 milioni, 2 milioni di persone e dobbiamo offrire questi meccanismi. Peraltro con Matteo ci siamo anche visti con il presidente Giani per cominciare a lavorare sulla metro tranvia, e tutto questo può unire sempre di più queste due città in un'unica grande conurbazione da 2 milioni di abitanti, con il PIL più importante di tutta la Toscana. Se mettiamo Firenze e Prato insieme arriviamo ad un prodotto interno lordo annuo superiore a 50 miliardi di euro, che corrisponde al 3,5% del PIL italiano, quindi siamo consapevoli di essere un motore non solo della Toscana ma di tutto il paese, e opere come queste servono a mostrare, come ha detto Matteo, anche l'impegno concreto sull'ambiente, che è una delle nostre sfide principali. Non so se c'è qualche domanda. Ecco, lasciamo la parola per le domande. Sì, se potete alzarvi e avvicinarvi al microfono opportunamente sanificato, anche santificato, perché serve in questo periodo. Speriamo, visto che insomma. Okay.
Samuele Bartolini Tirreno. Dunque, la domanda era un po' se potevate specificare le prime cose che verranno fatte, cioè il primo progetto che parte, se ridate un po' la tempistica, i soldi e tutto il resto. E poi non ho capito, cioè manca qualcosa dalla Regione Toscana, state aspettando una risposta da Gianni su? Allora, ti dico, allora, per quanto riguarda noi, la parte, diciamo, di tre lotti finanziati, dei tre lotti sono già finanziati. Come comune, il primo lotto, quello che sostanzialmente parte dal Pecci di Prato, arriva, cioè all'attestazione al Pecci e attraversa il primo area, arriva fino a sostanzialmente l'area dei Gigli più o meno, noi saremo pronti all'esecutivo intorno a giugno del 21 e quindi poi per appaltare, quindi nel corso di questo anno. Gli altri non so le date precise. No, in realtà no, la regione è già protagonista di questo progetto. Dobbiamo finanziare la restante parte dei lotti, sono 7 lotti complessivi, 3 sono finanziati e 4 sono da finanziare. In quest'ottica dialogheremo anche con la regione, appunto, per farci dare una mano. Ovviamente questo secondo noi sta pienamente dentro anche al sistema del recovery, insomma troveremo le fonti di finanziamento che sicuramente, quando si parla di piste ciclabili, soprattutto di questo genere, sicuramente hanno una capacità di attrazione di investimenti importanti. In questo ovviamente un ruolo ce l'avrà sicuramente anche la Regione Toscana. Ci abbiamo già soldi? Sì, sì. Già, allora, soldi, già coperti, primi 8 milioni. Questi tre lotti, uno, il primo lotto è quello di Prato. Allora, i lotti vanno Sentiamo un attimo Nadia Bellocco. Allora, i lotti sono così numerati, l'1, il 2, il 3, andando verso Prato vanno a salire, per cui il lotto 1 e 2 sono Prato Sesto, mentre il lotto 7 è sul Campi di Senzio. E il lotto di Prato ha una sua, diciamo, autonomia, ecco. E il lotto di Prato, come ha detto Matteo, in via di sta per essere completato il progetto definitivo. Firenze sono gli altri due, cioè il lotto 1 e 2, che sono già stati, diciamo, sono già in fase esecutiva, città metropolitana. Ok, quindi qui c'è città metropolitana e comune di Prato. Ok, questi sono i due enti. Questi tre lotti, l'1, il 2 e il 7, va bene? Che potete giocarvi sulla ruota di Firenze, Terno Secco, i lavori inizieranno nel 2022. Entro il 2021 inizieranno e finiranno entro l'anno prossimo, ok? Lotti 1, 2 e 7 inizieranno quest'anno e finiranno entro l'anno prossimo. E saranno già aperti e li abbiamo fatti vedere in rosso, sono la parte più vicina, sono la parte più vicina a Firenze e la parte più vicina a Prato. Poi c'è la zona centrale, il tratto centrale, che riguarda i lotti 3, 4, 5, 6, che credo riguardino la gran parte di queste opere che avete visto. Esatto. Ecco. Per quanto riguarda la parte economica, appunto, diceva Matteo, la Regione già una parte ha finanziato, cioè attualmente i tre lotti sono finanziati con 8.200.000 euro, circa 3 milioni e mezzo vengono dalla Regione Toscana e poco meno di 5 milioni dal famoso patto per Firenze che fu siglato, che abbiamo siglato con l'allora presidente Renzi circa 4 anni fa. Questo per i tre lotti, 8.200.000. Poi i lotti rimanenti li dobbiamo finanziare e speriamo che possano arrivare dalla Regione o anche dal Governo. In ogni caso credo che l'opera sia inserita nell'elenco delle opere del Recovery Fund, anche perché risponde benissimo agli standard fissati dal Recovery and Resilience Plan della Commissione Europea. Se non arriveranno con Recovery Fund li troveremo lo stesso, perché diciamo che le piste ciclabili vanno via come il pane in questo periodo, sono le opere che vengono più finanziate, no Matteo? Quindi sì, siamo ottimisti, no? Il FESR, cioè, diciamo, c'è la mobilità dolce, tutta la mobilità alternativa, diciamo, trova linee di finanziamento abbastanza diffuse, sia dai finanziamenti che fanno Europa, Regione e poi i comuni ovviamente, ma anche dalla, chiamiamola così, programmazione speciale legata al recovery.
su questo diciamo consideriamo che questo tipo di attività trovino assolutamente dei margini operativi importanti, se no non ci saremmo azzardati, ma qui diciamo, abbiamo consapevolezza che c'è la possibilità di ottenere finanziamenti abbastanza, in maniera abbastanza diffusa. No, la prego di venire di nuovo al microfono, allora se deve... sì. Poi dopo lasciamo Samuele magari... hai fatto 4 domande, falle qui. Anche se sette, ma... Capito, gli dà un dito, si prende il braccio, che vuoi. Se si parla di ambiente mi trovate super d'accordo. E dicevo, è la prima in Italia che viene fatta di questa lunghezza? Con queste caratteristiche sì, e che soprattutto è che unisce, cioè, due città, insomma, Firenze e la 18ª città d'Italia, cioè nel senso che due città di queste dimensioni. Sì, diciamo, questa sì. L'ottava è la 17ª città d'Italia, quindi è un'area di conurbazione importante, sicuramente per le caratteristiche è la prima con queste caratteristiche. Un milione e mezzo di persone comunque ad Aci gravitano intorno, fra Firenze, la Piana Fiorentina e Prato, sono più di un milione e mezzo di persone. Ultima. Nardella, perché hai detto sindaco il discorso che forse è nell'elenco del recovery plan, quindi non sei sicuro? È nell'elenco. Ho detto forse sarà finanziato, perché qui ragazzi, cioè, per questo abbiamo santificato il microfono. Mentre invito i colleghi che sono collegati con Zoom a prenotarsi sulla chat per eventuali domande, chiedo se in sala qualcuno vuole fare altre domande, anche se vedo che Samuele Bartolini ha monopolizzato, ha sventagliato lo spettro. Allora, in sala non c'è nessuno che ha bisogno di chiarimenti. Vedo tra i collegati c'è anche Giuseppe Barone, quindi abbiamo anche Gio Barone. Grande Gio. Forse c'è un... Giulia Baldi della Rai. Di preciso, prego, ecco, quando voi parlate, fate vedere le immagini della pista ciclabile sulla 1, dove dovrebbe essere di preciso? Perché io devo andare a fare le immagini di come ora. Allora, il viadotto ciclabile fra la 1 e il Garille è all'uscita di Calenzano? Punto di domanda. Praticamente è parallelo alla Perfetti Ricasoli, per cui scavalchiamo l'autostrada esattamente affiancati alla Perfetti, alla mezzana Perfetti Ricasoli, si arriva dove c'è quella grande rotatoria ovale, quel grande svincolo, e passiamo lì sopra per non scendere giù, perché sarebbe complicato scendere e risalire, perché dopo pochi metri c'è il Garille che è in quota e va superato ulteriormente. Quindi l'idea del viadotto è per evitare di mandare ciclisti in salita e in discesa, insomma. E fra la 1 e il Garille è all'uscita di Calenzano, all'uscita di Prato Calenzano. Sì, un po' più in giù. Nel senso, questa qui è dove c'è la ruota. L'autostrada è dietro rispetto a quella immagine. Sei più spostata verso la zona industriale, un po' più in giù. Più in giù. Più verso la piana. Più se, verso se, sì, verso lato sest. Facciamo vedere la traiettoria, la prima scheda. Fate vedere la prima slide, sì. Per favore. Cesare, quella con la prima, quella con il tracciato. Il tracciato. Eccola qua. Ecco. Vedete? Più o meno siamo lì nel mezzo. L'autostrada si vede bene dove passa. È proprio quasi a metà della linea celeste. Esatto. Quindi il ponte è in corrispondenza dell'autostrada? Sì, l'altezza sì, però un po' più in giù, rispetto alla fermata, tu dici, alla Casello. Si vede l'autostrada? Riuscite a vederla? L'autostrada che taglia in diagonale la pista, no? Sopra, a destra dei gigli. Là. Allora, la collega ha l'esigenza di sapere dove deve mandare la troupe sostanzialmente, quindi dopo si può... No, veramente, il problema loro è come, certo, dove andare a fare le riprese, certo, giustamente, quindi dopo sì. Cerchiamo di essere più bene, precisi. Bene, da remoto c'è qualcuno che si vuole... Cesare, scusa, ci sono colleghi. E c'è
una giornalista che non ha il microfono, che dice sì, diteci per piacere il percorso preciso, almeno i nomi dei 7 lotti. Ok. So, può scrivere sulla chat chi è, perché vorremmo sì, sapere. Era Lucrezia Sandri di TV Prato. Lucrezia Sandri TV Prato. Ok, Lucrezia. Allora, noi partiamo da Perfetti Ricasoli, va bene? Via Perfetti Ricasoli all'altezza del Nuovo Pignone, per intendersi, ok? Che quindi è la fabbrica più grande della Toscana. Da lì si prosegue in via delle Due Case, verso ovest, si passa dietro l'aeroporto e poi si arriva al polo scientifico universitario di Sesto Fiorentino. Dopodiché si segue la Perfetti Ricasoli, passato il confine di Sesto Fiorentino si arriva vicino a Calenzano e si attraversa il polo industriale di Calenzano. Qui finisce il terzo lotto, dopodiché si prosegue sempre lungo via Capalle, Perfetti Ricasoli, quindi in parallelo si arriva a Capalle, poi scendi Gigli, poi qui siamo nel comune di Campi Bisenzio, si arriva di fronte ai Gigli, si avrà poi un braccio a sinistra, si gira tutto intorno all'area dei Gigli praticamente. Dopodiché via Fratelli Cervi c'è l'attraversamento dell'autostrada. L'autostrada era prima. No. L'autostrada è prima dei Gigli. Dopo i Gigli c'è via Fratelli Cervi, Marinella, la zona industriale. E poi si entra a Prato. Si arriva esattamente davanti al Pecci. Ma per l'8 2 via Aldo Moro e poi si arriva ai Pecci. Ok? Bene. Abbiamo altri? Altre domande? Altre domande? Ci sono? Perfetto, capolavoro. Samuele, fai bravo. Vai. Allora, non so se l'avete conosciuto, Samuele Bartolini, il Tirreno. Non si era capito. Il discorso sicurezza, mi interessava un po' capire, sia dal punto di vista di trovare la buca, e quindi cordoli, sia dal punto di vista anche di trovare qualche malintenzionato, cioè il passaggio non è il massimo, no? Firenze Prato, si attraversa zone, no? Ovviamente l'abbiamo detto prima, ci saranno le telecamere installate lungo il tracciato, quindi sarà una pista ciclabile tutta videosorvegliata. Inoltre ci sono tutta una serie di accorgimenti tecnici, come ad esempio il cordolo a 45 gradi che è privo di spigoli vivi per aumentare proprio la sicurezza in caso di caduta, ed è il cordolo che è previsto sul lato della ciclabile. Abbiamo detto dell'illuminazione, sarà tutta illuminata, quindi anche in assenza di luce diurna si potrà attraversare con l'illuminazione. Con sensori che aumentano l'intensità della luce quando passa qualcuno. Perciò significa che se c'è qualcuno in vicinanza questi si illuminano. Perciò comunque vada, ti dà una certa garanzia. Esatto. Poi è ovvio che percorsa di giorno è più tranquilla, ma insomma ci sono tutta una serie di accorgimenti per renderla quanto più sicura possibile. Comunque sui varchi, quelli principali, ci sono. Tutti nei luoghi strategici. No, c'è il progetto, ma non me lo ricordo. Il numero c'è, ma... Se vuol sapere, glielo mando. Saranno una decina. Nell'ordine di una decina di telecamere. Sì, quello...
quello ancora non è finanziato. Più pericoloso da che punto di vista? Però tieni presente la parte centrale illuminata, cioè è aperta. Adesso... C'è un pozzo, Sì. È una sorta di frum, capito? Cioè... Certo. Sì, aperta. Sì, non allora, è tutto sotterraneo, è semisotterraneo. C'è ancora una domanda di Lucrezia Sandri che non ha il microfono e domanda. Quindi si entra nel territorio pratese dal macrolotto 2? Sì. Una domanda per il sindaco Biffoni. Sì, Lucrezia, praticamente te immagina quando esci, come se circunnavigassi la zona dei Gigli e di Capalle, poi esci, se non capisco male, fai conto più o meno all'altezza della zona industriale di Capalle, fra Capalle di Campi Bisenzio, scusami, e Prato, entri nella zona del Macrolotto 2, da lì risali costeggiando più o meno via Aldo Moro e risali, arrivi fino all'altezza dei Pecci. Sostanzialmente il caposaldo è dove ci sarà la passerella di Nio. Passerella di Nio che ti consente di scavalcare la declassata e entrare nel sistema delle ciclabili di Viale della Repubblica, Viale Montegrappa, teoricamente arrivare o in centro alla stazione partendo da Firenze o viceversa e arrivando fino alla stazione o in centro a Prato completamente su ciclabile. Una cosa importante da dire è che all'altezza dell'8-7, quindi al confine tra Prato e Campi, questa superciclabile si collega alla ciclovia del Sole. Esatto. La ciclovia del Sole è la più lunga pista ciclabile d'Italia, sono 3.000 chilometri e attraversa da sud a nord tutto il paese, quindi per chi, voglio dire, fosse dotato di ardimento, penso al Bartolini, mi sembra molto... Ardito? Mi sembra patito. Ecco, voglio dire, non si sa mai, ecco, tra... poi Firenze e Prato, poi magari ti agganci alla dorsale, alla ciclovia del Sole e arrivi fino in Valtellina, dove arriva? Non lo so, comunque Verona. A Verona, ecco, sì. Fino a Verona. Verona e oltre. Guarda, se fai come Fantozzi arrivi fino a Pinerolo. Bene. Altre domande? Ci sono altre domande? No. Allora, sì, questo posso dare una mano io. Allora, sulla parte del sistema tranviario, abbiamo uno dei massimi esperti qui accanto a me, ve la racconta lui. Sulla parte, diciamo, perché tenete presente, in tutto questo c'è una piccola ossessione che io mi rendo conto che noi contribuiamo, quello che io dico con Città di Prato, contribuiamo in maniera significativa anche a incasinare, a mettere sotto pressione il sistema, ovviamente la mobilità fiorentina, perché... Se voi passate ovviamente in fondo alla 11 negli orari di punta, sia in un verso che in un altro, cioè sia la mattina fra le 7:30 e le 9 o la sera dalle 5:30-6 fino all'ora, è oggettivamente un bel macello. Allora l'idea è come si fa a far sì che questo 1,5 milioni di persone si spostino nella maniera, diciamo, meno pressante possibile a questo punto di vista. Allora, questa è una strada e ha delle determinate caratteristiche, è una ciclabile. Ora, detto, fatemela di così fuori da burla, sono 12 chilometri, 15 chilometri, significa che oggettivamente una persona in forma con un mezzo adatto, veramente sono 20 minuti, quarto d'ora 20 minuti, e che arrivi poi dove deve arrivare. Penso a un ragazzo che vuole venire all'università, al Polo di Novoli, dico, partendo da Prato, abitando in centro a Prato, oggettivamente in mezz'ora c'è davanti e in mezz'ora ci ritorna, forse anche meno. Dall'altro, l'altra forma di... dipende da che quando ci viene, se viene un orario di punta ci mette di più, un'ora, perché attraversa tutto il traffico pratese, poi è tutto il nodo della Perfetti Ricasoli e poi il traffico fiorentino su Viale, cioè sui Viale Guidone, eccetera, eccetera. E quindi io non te lo so calcolare preciso, ma rischia di metterci un'ora,
lo dico in certi orari. In tutto questo qual è l'altro ragionamento? Ragionamento è, e questo ovviamente però ha determinate caratteristiche, se no non è che si vive su Marte. Poi c'è il ferro, l'idea è, Dario insieme ai colleghi della Fiana Fiorentina stanno lavorando sul potenziamento del sistema tranviario della città di Firenze esteso alle realtà vicine. Noi abbiamo chiesto e stiamo sviluppando la regione toscana quello che era un'idea che il presidente Gianni aveva espresso anche durante la campagna elettorale, cioè la metro tranvia che collega la parte sud della città di Prato, la parte sud-est della città di Prato, alla zona di ingresso di Firenze, zona di Peretola, dove c'è la stazione della linea 2, 1, 2, non la so, questa la sa Dario, in fondo ai viali per connettersi con un sistema di metro tranvia, cioè di navetta veloce che collega le cose. E l'altra ipotesi su cui noi avevamo già stipulato un accordo con la Regione Toscana durante la precedente giunta era quella del potenziamento del traffico sulla ferrovia normale, quella che collega le tre stazioni di Prato, Borgonovo, Serraglio, Centrale, a Santa Maria Novella. Per attuarla c'era bisogno del potenziamento, del raddoppio della Lucca Pistoia, i lavori credo siano addirittura d'arrivo se non capisco male, comunque vada, insomma stanno procedendo. Lì c'era l'idea del famoso treno ogni quarto d'ora, il treno senza orologio, cioè vai alla stazione, una delle tre stazioni qualsiasi, e sai che ogni quarto d'ora c'è un treno che ti porta a Santa Maria Novella, che invece sono i due collegamenti, per la parte, almeno per Prato, nord-centro, che va in centro a Firenze, che a quel punto mi conviene andare lì, io prendo il primo treno che passa e vado a Santa Maria Novella. Quindi se qua... D'accordo, c'è, dobbiamo aspettare questo tipo di la messa in funzione del raddoppio della linea della Lucca Pistoia e poi capire appunto i carichi di Santa Maria Novella, che come sapete è piuttosto densamente utilizzata, e quindi in base a quelli sono i carichi che può reggere. Però questa è l'idea, potenziamento della tratta Lucca Pistoia Prato Firenze, che è un pezzo importante di traffico e che Firenze attrae per le funzioni che ha. Abbiamo detto. No, allora, finanziamento sulla metro. Allora, il finanziamento sull'accordo, sulla metro tranvia, ora si parla di un'ipotesi. Noi siamo ancora alla preliminare, siamo a una fase preliminare. L'idea che ci dicono i tecnici, si sta parlando di un investimento fra i 300 e i 350 milioni di euro. Sulle tranvie la sa più Dario. Io sulle tranvie, volevi sapere sulle tranvie? Guarda, abbiamo fatto il calcolo stamattina in giunta. Sulle tranvie abbiamo un'iniezione di finanziamenti impressionante, perché sulla lotto 1 della Firenze Campi, quella che parte dalla stazione Leopolda e arriva alle piagge, ci sono 180 milioni di euro. Poi sull'otto 2, quella che dalle piagge va a Campi, di cui abbiamo chiesto il finanziamento proprio in questi giorni e che spero e credo verrà finanziato, stiamo parlando di più di 220 milioni di euro. Poi la variante centro storico, quella che stiamo realizzando ora, che passa da Piazza Libertà, arriva a Piazza San Marco, sono 30 milioni di euro. Poi la linea Bagno a Ripoli, già finanziata, già progettata, i lavori cominceranno all'inizio dell'anno prossimo, sono 300 milioni di euro. Poi la linea di Rovezzano, quella che passa dallo stadio Campo di Marte, già finanziata, è arrivato il decreto la scorsa settimana, 249 milioni di euro. La linea di Sesto, quella che come l'82 di Campi abbiamo chiesto di finanziare, sono sui 160 milioni di euro. No, Sesto, linea di Sesto e l'82 Campi devono essere finanziati, ma contiamo di farcela, quindi siamo a quasi 1 miliardo e 200 milioni di euro. Il problema a questo punto
e avere il personale per fare queste, per fare i progetti, gli appalti, i controlli, il monitoraggio dei cantieri, ma è una montagna di finanziamenti che cambierà il volto a tutta l'area metropolitana. Se aggiungete i 300 milioni di euro della, della Firenze-Prato, della Pecci-Peretola, e sono, dicevi, 300 milioni circa, 300-350, insomma arriviamo a 1,5 miliardi di euro su tutta la mobilità, diciamo, su ferro, se escludiamo, le opere di RFI per l'alta velocità. Se poi volete aggiungere il 1,7 miliardi di euro per la stazione Foster e il sottoattraversamento, insomma, siamo... cosa che fra l'altro, quando sarà in porto questa, permette di scaricare Santa Maria Novella, di potenziare ulteriormente il servizio regionale di connessione fra, diciamo, della tratta fra Viareggio, fra la costa e Firenze, con tutto quello che c'è nel mezzo, il che significherebbe portare su potenziare la possibilità di caposaldo a Santa Maria Novella, liberando gli spazi della, diciamo, che in questo momento sono per l'alta velocità, con un ulteriore potenziamento del servizio su ferro. Sarebbe proprio un circolo virtuoso pazzesco. Ora questo è un divenire, perché bisogna che ci sia la stazione dedicata. Però quindi dopo rischi veramente di venire a Firenze, o muoversi da Firenze o venire verso Firenze, converrà in maniera clamorosa a muoversi su ferro, non più su auto. Pensiamo a tutti, nel senso, io rispondo per me, per quanto riguarda, poi Dario dirà la sua, io ti dico, questa è pensata per tutti, nel senso, è chiaro che quando te metti in piedi un sistema, delle tranvie fiorentino, mi sta aver raccontato Dario, della connessione tra le due città più importanti, più grandi, no? Più grandi della Toscana, con tutto quello che c'è nel mezzo. Quando metti un sistema, quando ci sarà, di connessione sia ciclabile per un verso, te la dico così, dei turisti, Firenze non ha bisogno, nel senso, penso che per i turisti, cioè di Firenze, tutti a no, Firenze e Firenze, no, ma ti dico, per esempio, no, ti dico, no, non ha bisogno, che appena tutto riparte Firenze sarà di nuovo ovviamente oggetto dei desideri di tutti i turisti del mondo, però ti dico, per esempio, in questo triangolo è una considerazione in più, da Bologna a Prato a piedi, da Prato a Firenze a piedi, da Firenze a Bologna a piedi, la via degli dei e via della seta. È un'opportunità in più, per chi gli piace fare queste robe. Quindi quella è dedicata a turisti, ma penso ai ragazzi che vanno all'università, secondo me in bici ci vanno volentieri, può essere un'altra ipotesi. Pensa a una famiglia che ha voglia di fare una girata una domenica pomeriggio, o così si può tranquillamente muovere così. Quando potenzieremo, se ci sarà la stazione di alta velocità, potenzieremo il servizio della ferrovia tradizionale, chiamiamola così, è chiaro che quella si rivolge a tutti, perché un turista può tranquillamente venire a Firenze, stare a Firenze, poi un giorno dedicarlo a venire a Prato, a Lucca, andare in mare a Viareggio, perché l'offerta sarà molto importante, vale certo per i cittadini. Beh, certo, e quelli indipendentemente da tutto c'è questo, poi ci sono gli spostamenti interni nostri, perché l'idea è permettere a Firenze, permettere anche a Prato, fammela dire così, di considerare l'auto una scelta e non più un obbligo. Cioè tu scegli di venire in auto perché hai esigenze particolari, ma per tutto il resto c'hai la possibilità di muoverti su ferro, su bici o a piedi, come ti torna meglio. È un obiettivo, non è una roba di domani, cioè, perché anche la massa di soldi che va detto Dario, io qui fammelo ridire, cioè per spendere è una fatica bestiale, anche se ci sono. Detto questo, è l'obiettivo. Se noi intanto, quantomeno come amministratori di questi anni, predisponi il tavolo e si inizia a redarre quantomeno la bozza del discorso, è già fatto un pezzo di futuro. Che ti devo dire? Io sono dietro il sottopasso di soccorso, sto diventando matto, ma lascia stare, questo è un altro discorso ancora. Bene. Posto? Grazie a tutti. Grazie mille. Arrivederci. Buona giornata e buon lavoro.